È una luna interessante, voi avete recuperato già brio, smalto, vivacità, soprattutto i nati nella prima decade, che sentono non solo questa presenza di Venere nel segno della bilancia, ma anche questo Giove, no? Vicino a Mercurio, proprio alla fine della Vergine, quindi inizia a far sentire anche i suoi effetti per i nati nella prima decade. Quindi siete più allegri, siete più spensierati, siete più disponibili, siete anche molto più simpatici, dobbiamo dire. Però attenzione alla luna della serata e del pomeriggio che entra nel segno della Vergine ed è una luna pesante per quanto mi riguarda, quindi conviene non prendere impegni troppo stressanti per questa sera, limitatevi magari a stare in casa con il vostro partner, perché l'amore grazie a questa Venere può prendere davvero quota in questo periodo e anche i problemi vissuti nel corso dell'estate possono essere facilmente cancellati e dimenticati. Quindi una sorta di punto e a capo che fa anche, che combacia perfettamente anche con il periodo che stiamo vivendo, sì, no? Sì, perché i veri bilanci, l'abbiamo detto più volte, non si fanno il primo gennaio, i veri bilanci si fanno il primo settembre, sì, o sì, giù sì, di sì, lì, sì, vero o no? Quando si riprende tutta l'attività, chiaramente. E a proposito di attività, parliamo del segno del Cancro, perché in effetti il lavoro